Vi raccontiamo oggi un amore vero. Avevano entrambi 22 anni quando, scambiandosi le fedi, decisero di condividere insieme le loro vite l'uno con l'altra, con la persona più speciale. Sono i coniugi Antonio Casatuto e Rosa Miccichè, che oggi festeggiano le nozze d'oro. Una storia d'amore che nasce dal quotidiano, reso straordinario dall'amore stesso. Antonio, operaio, e Rosa casalinga si sono conosciuti mentre lui lavorava di fronte alla casa di lei. Dopo un mese di conoscenza si sono uniti in matrimonio. Dalla loro unione sono nati due figli, Angela e Giuseppe, che oggi li rendono fieri nonni di tre splendidi nipoti. Un matrimonio fatto di tante gioie, ma anche di sacrifici, che però marito e moglie hanno affrontato insieme e sempre più uniti. Quando si ha un obiettivo davanti, e quell'obiettivo è stare con la persona che ami, non esiste infatti sacrificio troppo grande. Antonio si è dovuto spostare in Germania per lavorare e mantenere la famiglia e dopo anni si sono tutti definitivamente trasferiti all'estero. Una volta in pensione, i coniugi sono tornati nella loro amata Favara, contenti di una famiglia serena, felice e forte di mezzo secolo di vita insieme. Una storia di amore vero, dicevamo. Era l'8 aprile del 1969, era un martedì. Era la chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo di Favara e al suo interno due giovani stavano coronando il loro sogno d'amore. Sogno che, dopo 50 anni, non è mai finito e che anzi sembra più reale che mai. Ad Antonio Casatuto e Rosa Miccichè vanno i migliori auguri per questo importante traguardo raggiunto e per il futuro, dai familiari e dai cari. A questi si aggiungono ovviamente anche i nostri.